Ciao, oggi vi spiego qualcosa di nuovo e vi spiego come si utilizzano dei blocchi destinati alle navi piccole anche su una stazione oppure su una nave grande dove volete. Quello che vi serve per fare questa cosa è un motore. Io prendo un motore avanzato, ma va bene anche quello di base, credo. Saldo entrambi i pezzi. E vedete che appunto è composto da due pezzi, ha la base e il pezzo sopra che si chiama Advanced Rotor Part. Questo pezzo lo taglio via così che mi rimanga solo la base del motore. Poi vado a un pannello di controllo della cosa più vicina collegata a lui, cerco il mio motore e dal menu qui, se cliccassi Add Rotor Head, rimetterebbe la testa di prima, quella che ho appena tagliato via. Se invece clicco Add Small Head, me ne metto una versione più piccola che posso risaldare e sopra la quale posso costruire blocchi piccoli a mio piacimento, che rimarranno ancorati a questa parte superiore del motore. Si può usare in parecchi modi, ci sono tutte le versioni piccole dei blocchi grandi che potete usare in questo modo, oppure ci potete mettere anche blocchi che sono riservati solo alle navi piccole, ce ne sono alcuni. Tipo, che so, se andate in Weapons c'è questo Reloadable Rocket Launcher che per esempio è solo una versione per small ship, questa Gatling Gun anche ha solo la versione per small ship. E li potete costruire senza problemi, potete fare magari delle torrette giganti mettendoci un sacco di queste cose, oppure insomma, potete metterci su un po' quello che vi pare. Io per esempio ho costruito delle spotlight, la versione grande delle spotlight è una cosa gigantesca che fa una luce accecante, mentre quella più piccola magari si può usare per fare degli effetti scenici un po' più simpatici e meno opprimenti. Anche perché essendo tutto costruito sul motore, tra l'altro, posso anche accendere il motore. Ora, io ho fatto una cosa veramente semplice e stupida, ma vi assicuro che potete fare un po' quello che volete. Qui trovo le mie quattro luci. Esatto. Insomma, con questo semplice metodo potete costruire quello che vi pare della nave piccola e ancorarlo alla vostra stazione. Quindi non avete che da pensare a cosa potete fare con questa cosa. E basta. Alla prossima. Ciao ciao.